Oggi andiamo a parlare dell'emizigia, lo facciamo qui dai vivai Prima Verde di Acciglia e lo facciamo in compagnia della nostra esperta Francesca Vernile. Cosa possiamo dire ai nostri amici dell'emizigia? Allora, questa è una pianta relativamente nuova in commercio, è un ibrido di recente introduzione e personalmente è la prima volta che lo vedo dal vivo. Quindi mi sono andata un po' a documentare direttamente dal produttore, quindi da chi l'ha commercializzata, e ho scoperto che è un ibrido di specie che naturalmente crescono nel Sudafrica. In effetti l'aspetto un po' mediterraneo ce l'hanno, ricordiamo che il Sudafrica comunque ha un clima molto simile a quello mediterraneo, appunto, e a vista ci danno già qualche indicazione. Non sono piante che vogliono molta acqua. Se guardiamo i fusti sono un po' carnosi, quindi comunque il ristagno e l'eccessiva acqua la temono, quindi si adattano anche a periodi di breve siccità, quindi non hanno bisogno di accortezze particolari per quanto riguarda le irrigazioni, vanno bene anche in giardini, diciamo, a bassa manutenzione. L'unica cosa è che non tollerano temperature prossime allo zero, quindi possono completamente perdere la parte aerea, magari superano l'inverno, ma insomma è bene tenerle a temperature di qualche grado sopra lo zero, un po' riparate. Il terriccio deve essere molto molto ben drenante, quindi andiamo sicuramente a inserire parecchia pomice nel composto che andremo ad utilizzare, anche in vaso, perché comunque si mantengono così compatte e possono tranquillamente essere cresciute in vaso. Fioriscono molto copiosamente, adesso stanno preparando queste spighette di fiori rosa. Questa tra l'altro è la varietà Candy Kisses, quindi sono baci di caramelle, cioè, poi si divertono a dargli i nomi alle varietà. È Però molto allegra, diciamo sì. che dà veramente una grande bella macchia di Sì, colore. e può essere adatta anche a giardini al mare, perché comunque tollera la salsedine, perciò possiamo anche sfruttarla per giardini dove magari abbiamo difficoltà ad andare a inserire altre specie. A primavera possiamo accorciare di un terzo la vegetazione in modo da spingere la pianta a rinfoltire e a prepararsi poi per la nuova fioritura. Tra l'altro, come vedete, ha un portamento che ricorda un po' anche quello del Plectranthus, comunque ha queste nuove gemme su ogni ascella fogliare, quindi se noi andiamo a potare, lei rivegeta e quindi si infoltisce molto velocemente. Ed è anche facile da riprodurre per talea, perché comunque andando a tagliare e interrando uno o due internodi del rametto che abbiamo tagliato, se prendiamo un rametto apicale togliamo chiaramente il fiore perché sfrutta inutilmente la talea, possiamo farla radicare e riprodurla piuttosto facilmente. Benissimo, ringraziamo Francesca per questa bella spiegazione. Un bel pollice all'insù, spolliciamo, ma soprattutto iscriviamoci al canale. Ciao, alla prossima!